Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete visto dal titolo, andiamo a parlare nello specifico di questa bicicletta da corsa. Lo so, scusatemi, sono super pezzato come potete vedere, ma ci sono 30 gradi. Incredibile, il treno c'è sempre. E dicevo, ci sono 30 gradi e quindi non ci possiamo fare niente. In garage non ho un ventilatore, tantomeno un'aria condizionata, e quindi dovrete accontentarvi di vedermi così pezzato. In più la maglietta l'ho messa apposta abbinata con la bicicletta, quindi non potevo neanche tornare in casa a cambiarmi. E tra l'altro, a proposito di magliette, rimanete collegati perché tra poco ci sarà un'ottima novità. Comunque, basta chiacchiere, sigla e via con i dettagli di questa Canyon. La mia bicicletta è una Canyon Ultimate CFSL Disc 8.0 in taglia L. Questa sigla sta a indicare che il modello del telaio è un Ultimate in carbonio e il reparto freni è a disco. 8.0 equivale alla qualità dei componenti montati. In Canyon, più si sale con il numero, più i componenti sono di buona fattura. La trasmissione è una Shimano Ultegra a 11 velocità. All'anteriore monta una guarnitura 52-36. Mentre al posteriore il pacco pignoni è da 11-28. Cambi del radiatore ovviamente sono sempre Ultegra e sono meccanici. Le pedivelle sono da 175 mm e ospitano dei pedali Look Kio Classic. Per quanto riguarda il reparto ruote, abbiamo dei cerchi VT Swiss PR1600 Spline in alluminio, mentre per quanto riguarda i copertoni abbiamo dei copertoncini con camera d'aria Continental Grand Prix 4000. I freni, come vi dicevo, sono a disco, idraulici e sono anch'essi marchiati Ultegra. L'impianto sfrutta la tecnologia Ice Technology per avere un miglior raffreddamento sia della pinza che della pastiglia. I dischi sono entrambi Shimano SMRT 800 da 160 mm. Per quanto riguarda la postazione di comando, abbiamo un attacco manubrio V13 Canyon da 110 mm. Il reggisella è un S13, sempre di Canyon, e la sella è una Physic Antares. Come potete notare, ho applicato questo nastro sul reggisella in modo tale che nel caso venga smontato per il trasporto, posso sempre posizionare la sella nella posizione perfetta senza troppe regolazioni. Questo perché la regolazione dell'altezza sella risulta un pochettino più macchinosa rispetto a un normale reggisella. Infatti qui non abbiamo il collarino reggisella, ma abbiamo questa brugola posizionata dietro al canotto, e questo è uno stratagemma per tenere la linea del telaio più pulita possibile e quindi il tutto più aerodinamico. Per concludere il tutto abbiamo il supporto del ciclocomputer Garmin 520 Edge Plus, due portaborracci di colore simile ma diverso da quello del telaio, e l'adesivo che, come nel caso della mountain bike, fa guadagnare potenza all'istante. Da notare inoltre il passaggio dei cavi che, a parte per la primissima parte, è tutto interno al telaio. La bicicletta, così montata in questa configurazione, pesa circa 8,5 kg. Come vi ho già detto nel video scorso, quello dedicato alla mia mountain bike, tra l'altro ve lo lascio qua se non l'avete visto, la mia prima bicicletta è stata una mountain bike, appunto. E in questo video volevo raccontarvi un pochettino come è nata la passione per la bici da strada. In realtà, prima di provarla, me ne ero sempre sbattuto altamente delle bici da strada. Non pensavo fossero né divertenti né tantomeno utili da avere, perché tanto se volevo andare in strada potevo benissimo farlo con una mountain bike. In realtà, un giorno mi sono trovato in Spagna, di preciso a Palma di Mallorca, e ho scoperto che era un pochettino il paradiso della bicicletta questo posto, sia per gli scenari, perché c'è pianura, montagna, tutto vista a mare. Ed è veramente bello pedalarci. Le strade sono tenute benissimo, tutte le persone che guidano, che siano automobilisti, camionisti, qualsiasi persona che usa la strada ha rispetto per il ciclista. E in più ci sono un sacco di posti, ma veramente tantissimi, che noleggiano biciclette di tutti i tipi, dalle bici da corsa, mountain bike, e-bike, scooter elettrici, qualsiasi cosa per poter andare in giro. Io già sapevo che era così, quindi mi sono portato in valigia le scarpe della mia mountain bike. E ho trovato questo negozio che appunto poteva montare qualsiasi tipo di pedali sulle biciclette da corsa in modo tale da agevolare chi non avesse le scarpe apposta. Così ho preso un po' dall'entusiasmo di vedere tutti questi anche ciclisti in giro.
ho deciso di noleggiare una bicicletta da corsa. Quindi per togliermi lo sfizio ho deciso di noleggiarne una in carbonio montata Ultegra, quindi fascia piuttosto alta, ed era veramente messa bene questa bicicletta. E l'ho fatto perché volevo un pochettino vedere che sensazioni si provavano. E devo dire che da quando l'ho usata quella volta mi sono veramente innamorato. Uno, perché ripeto, i passaggi che ho visto mi hanno lasciato veramente sbalordito. Due, perché essendo abituato alla mountain bike è proprio tutto un altro modo di pedalare. Già l'impostazione di guida ti spinge a dar di più, ad andare più veloce. E su asfalto, sia in salita che in discesa, quello che prima con la mountain bike poteva essere su strada, noioso, sempre dritto, con questa tipologia di bici diventa quasi divertente. Quasi, perché comunque i rapporti sono duri e in salita, quando salgono, la pendenza si sente. Però devo dire che è stato veramente, veramente bello. Tant'è vero che come sono tornato, la prima cosa che ho fatto è stata acquistarla. In realtà non è stata proprio la prima cosa che ho fatto, perché, come potete ben immaginare, il prezzo di questa bici è nettamente superiore al prezzo della mia mountain bike. Però devo dire che da quando mi è arrivata sono stato totalmente felice dell'acquisto fatto. Il treno continua a passare imperterrito. E non cambierei mai questo acquisto con qualsiasi altra cosa. Uno, perché comunque sono rimasto molto soddisfatto del marchio Canyon, perché a parità di montaggio qualsiasi altra marca mi faceva spendere dalle 500 alle 1000 euro in più rispetto a questa. Ma tralasciando il prezzo, proprio come componenti, come montata, mi sono trovato sempre benissimo. E penso che se dovessi mai prendere un'altra bicicletta sarebbe sempre nella stessa fascia di prezzo di questa. Questo perché mi sono accorto, venendo da una fascia di prezzo inferiore, che le differenze si sentono, ma si sentono completamente. La qualità dei materiali, il peso, l'affidabilità anche del mezzo è tutta un'altra cosa. Però penso che anche salire troppo al livello a cui lo faccio io sarebbe sprecato, perché probabilmente alcune sottigliezze o alcuni alleggerimenti o tante caratteristiche hanno senso per chi la bicicletta deve usarla per fare gare, per chi controlla il tempo, i watt che esprime. Mentre per il mio caso tutto questo non ha senso, mi basta avere una bicicletta che sia divertente da guidare, sicura e che io abbia piacere nel guidarla. Cosa che magari con biciclette troppo inferiori questo piacere non lo provi a causa di tanti rumorini o cose che potrebbero andare storte. E niente, questa era solo qualche considerazione per dirvi come mai mi piace così tanto la mia bicicletta da corsa. Spero di aver stuzzicato in qualcuno magari l'idea di quantomeno provarla, per capire quanto sia diversa dalla mountain bike, ma allo stesso tempo non meno divertente o più noiosa. E anzi, tante volte su alcune strade forse diventa anche più adrenalinica per le velocità che si possono raggiungere. Detto questo, vi aspetto nei commenti. Fatemi sapere se questa bici vi è piaciuta, se non vi è piaciuta peggio per voi, perché a me piace tantissimo. E mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! GoPro ferma registrazione. GoPro stop. GoPro registra.